Ciao a tutti, sono Stefano del gruppo Brandini e vorrei spiegarvi in che modo poter mantenere la vettura in caso di lungo inutilizzo. Un primo consiglio facile per tutti è semplicemente di sollevare la spazzola, sia l'anteriore che la posteriore, per evitare che la gomma si appiattisca sul vetro. Un altro consiglio che posso dare è quello di accertarsi che sulla vernice non ci siano degli escrementi di uccelli o resina di alberi, in maniera che la vernice non si possa deteriorare. Un altro consiglio che posso darvi è semplicemente di chiudere gli specchietti in maniera che la vettura abbia meno ingombro sulla strada. Il quarto consiglio che posso dare, a patto che siate esperti, è di scollegare il polo negativo della batteria. Questo consentirà al veicolo di poter essere riavviato anche dopo una lunga sosta, perché comunque, anche quando tutto è spento nella vettura, ci sono piccoli assorbimenti che sommandosi possono far sì che il mezzo non si possa riavviare. Un quinto consiglio che posso dare, e questo vale ovviamente per tutti, è di accertarsi che i livelli della vettura siano al massimo, in maniera che non si dimentichi magari al successivo riutilizzo che possa mancare per esempio l'olio oppure l'acqua. In ogni veicolo ci sono alcuni contenitori, questo per esempio è quello relativo all'acqua del tergicristallo, poi c'è l'acqua di raffreddamento motore, e poi c'è il livello olio motore, che probabilmente è uno dei più importanti livelli da controllare insieme all'acqua di raffreddamento. Sesto consiglio, anche se può essere banale, può succedere che durante il rifornimento il benzinaio non riposizioni correttamente il tappo di introduzione del carburante. Questo può far sì che in caso di pioggia magari possa entrare dell'acqua nel serbatoio, e questo ovviamente nelle vetture di nuova generazione in particolare può fare dei grossi danni, per cui occhio a questo particolare. Un altro consiglio molto semplice: nelle vetture con cambio automatico è sufficiente tenere la leva in posizione di parking, perché c'è un blocco meccanico per cui la vettura non si può muovere. Nelle altre vetture con cambio manuale è invece consigliabile mettere la prima o la retro e tirare il freno a mano. Un altro consiglio da parte di Stefano è che comunque anche le luci interne siano spente, e accertarsi che il vano sia chiuso, perché alcune vetture hanno comunque una luce di cortesia anche nel cassetto portaoggetti. Spero tanto che questi consigli vi possano essere serviti. Se avete ulteriori richieste potete contattarci su WhatsApp oppure direttamente online. Ciao a tutti!